Bene, siamo in via dello studio davanti alla casa di Antonio Pierozzi, che divenne vescovo di Firenze circa la metà del 400, 1470 circa. E questa è la casa dove lui nacque in realtà. Antonio Pierozzi fondò il convento di San Marco e anche quello dei Bonomini, che abbiamo visto anche in un'altra puntata. Ed era un vescovo amatissimo dai fiorentini, che però a causa della sua corporatura minuta e fragile lo chiamarono Antonino. Antonino II, oltre a fare il vescovo, quando poteva tornava qui in casa sua. E qui appunto lui distribuiva, diciamo, consigli a tutti quelli che glieli chiedevano, consigli di carattere ovviamente spirituale, ma non soltanto. Da lui le persone chiedevano consigli, appunto, come ho detto, ma anche raccomandazioni in qualche modo, se si vuole, e si rivolgevano a lui un po' per tutto. Non per nulla veniva chiamato Antonino dei Consigli. Bene, si dà il caso che un giorno due persone, due coniugi, si recassero da Antonino. Questi due coniugi, appunto, erano Dante Pitti e Marietta. Andarono da lui perché avevano un grosso desiderio. Il grosso desiderio era quello di avere dei figli, cosa che non riuscivano ad avere. Andarono una volta, due volte, tre volte, finché Antonio disse: bene, ora tornate a casa e state tranquilli, che avrete ciò che volete. Dopo poco, neanche un mese, la moglie appunto di Dante di Pitti rimane incinta, miracolosamente, e nasce un bambino. Bellissimo e sano. Si sparge la voce in tutta Firenze, ovviamente. Ah, Sant'Antonino ha fatto il miracolo, e così infatti è. I coniugi vanno da Sant'Antonino con il bambino che si chiama Guido e glielo fanno vedere, ovviamente, e si sparge: Sant'Antonino ha fatto la grazia, Sant'Antonino ha fatto la grazia. Si dà il caso che dopo pochi mesi, di nuovo, la moglie del Dante Pitti rimane nuovamente incinta. Bene, la grazia di Sant'Antonio si ripeterà per ben sei volte, fra maschi e femmine i coniugi Pitti avranno ben sei bambini. A quel punto i fiorentini, che come al solito scherzano su tutte le cose, diranno appunto e entreranno nell'uso comune dire: troppa grazia a Sant'Antonio, termine che si usa ancora oggi per indicare più di quello che si è richiesto.